Alice Neri e Mohamed Galul si sono incontrati alle 3:40 di notte, dopo la lunga serata che la ragazza ha trascorso al bar in compagnia di un suo collega. I due, a bordo della Ford Fiesta bianca della vittima, si sono poi recati vicino a un argine nelle campagne di Concordia, sostando lì dalle 4:04 alle 5:12, per poi spostarsi nella zona di fossa dove Alice è stata uccisa. Questa è la ricostruzione delineata dagli inquirenti sull'omicidio di Alice Neri, la cui scomparsa avvenne nella notte del 17 novembre 2022 e il cui corpo fu poi ritrovato nelle campagne di Concordia, nel Modenese, il giorno successivo. L'unico individuato come sospettato per la sua morte è Mohamed Galul, un tunisino, accusato di omicidio con aggravante di violenza sessuale e distruzione di cadavere. Si avvia presto al processo. Ha richiesto un giudizio immediato per potersi difendere subito davanti ai magistrati, come ha spiegato il suo avvocato Riccardo Ghini. La procura, come descritto nell'avviso di chiusura delle indagini, sostiene che Alice sia stata uccisa da colpi di arma bianca, con successiva distruzione del cadavere, occultato nel bagagliaio dell'auto e incendiato fino a una quasi completa carbonizzazione dei resti. Tra le prove raccolte emergono le testimonianze di due compagni di cella di Galul, suoi connazionali, che hanno riportato le contraddizioni nelle versioni raccontate dall'uomo in merito al delitto. Uno di loro ha raccontato agli inquirenti di aver visto Galul in lacrime, affermando la sua innocenza, ma successivamente avrebbe descritto l'arma utilizzata nel delitto come un coltello a serramanico. Come faceva a saperlo? Mi raccontò anche che quella sera chiese un passaggio ad Alice perché pioveva, che erano andati in un posto isolato diverso da quello dove è stata trovata l'auto bruciata e qui si erano scambiati effusioni. Sosteneva che lì Alice si fosse accorta che una macchina la seguiva e allora lo aveva fatto scendere. Poi lui era andato a dormire in una casa abbandonata. Successivamente, dopo averlo sentito in TV, ci ha detto di essere preoccupato per un fazzoletto non bruciato trovato sotto alla ruota della macchina, affermando che quella notte si era pulito proprio con un fazzoletto. Eppure aveva sempre affermato di non essere mai stato sul luogo del delitto. L'avvocato di Galul, Roberto Ghini, persiste nell'affermare la sua innocenza. La cosa che lascia perplessi è la contestazione dell'aggravante di aver commesso l'omicidio nel tentativo di violenza carnale. Non trovo fondamento. L'unico elemento a sostegno è il rinvenimento della spallina del reggiseno a 10 metri dall'autovettura. Voglio ricordare che su quella spallina c'è il DNA di uno sconosciuto, non quello di Galul. Tutti gli elementi escludono che vi sia stato un tentativo di violenza carnale. La notte dei fatti rimane avvolta nell'incertezza. Le circostanze in cui è stato trovato il corpo non hanno permesso approfondimenti rilevanti. In aula si prevede un confronto di perizie. Anche il marito di Alice, Nicolas Negrini, ha sempre sottolineato la necessità di un'indagine più approfondita, mostrandosi scettico sulle responsabilità di Galul. La sua consulente, la criminologa Katia Sartori, ha evidenziato l'importanza di identificare il possessore del DNA maschile rinvenuto sulla spallina del reggiseno di Alice prima di concludere le indagini. Nel frattempo, la madre Patrizia Montorsi si affida al lavoro degli inquirenti e difende la memoria di Alice. In tanti si sono accaniti su lei. Io voglio ridarle dignità,